Pace e bene a tutti. Oggi, 16 aprile, ricordiamo Santa Bernadette Soubirous. Ascoltiamo. Bernadette nasce il 7 gennaio del 1844 da Louis Castereau e François Soubirous, un mugnaio ridotto in miseria dalla sua eccessiva bontà verso i creditori. Bernadette era la primogenita e a 14 anni non sapeva né leggere né scrivere e non aveva ancora fatto la prima comunione. Povera e analfabeta, aveva sempre il rosario tra le mani e lo recitava col cuore. Un giovedì grasso nella casa a Lourdes faceva freddo e Bernadette, con la sorella ed una compagna, andarono a cercare della legna da ardere. Verso mezzogiorno le tre bambine giunsero vicino alla rupe di Massabiel, che formava una piccola grotta lungo il fiume Gave. Qui c'era un angolo, un riparo per maiali, sotto la roccia dove l'acqua depositava sempre legna e detriti. Per poterli andare a raccogliere bisognava però attraversare un canale d'acqua. La sorella Antoinette e l'amica, senza esitazione, si tolsero gli zoccoli ed entrarono nell'acqua fredda. Bernadette invece, poiché era molto delicata di salute, aveva il timore di bagnarsi. Pregò quindi l'amica di prenderla sulle spalle. Quella si rifiutò e, rimasta sola, Bernadette pensò di togliersi anche lei gli zoccoli e le calze per raggiungerle. Ma mentre si preparava a fare questo, sentì un rumore. Vide nella grotta una nube d'oro ed una splendida signora apparve sulla roccia. Istintivamente Bernadette si inginocchiò, tirando fuori la coroncina del rosario. La signora la lasciò fare, unendosi alla preghiera, e alla fine di ogni posta recitavano insieme, ad alta voce, il Gloria Patri. Quando la piccola veggente ebbe terminato il rosario, la bella signora scomparve all'improvviso ritirandosi nella nicchia, così come era venuta. Era l'11 febbraio del 1858 e Bernadette Soubirous aveva compiuto 14 anni da poco più di un mese. Nell'apparizione del 24 febbraio, la Madonna ripeté per tre volte la parola penitenza ed esortava: «Pregate per i peccatori». Il 25 marzo la signora le rivelò il suo nome. «Io sono l'Immacolata Concezione». 4 anni prima Papa Pio IX aveva stabilito il dogma dell'Immacolata Concezione di Maria. Ma questo Bernadette non poteva saperlo. Bernadette, conosciuto il nome e per non dimenticarlo, partì velocemente verso la casa dell'abate Peyramale, ripetendogli tutto d'un fiato la frase appena ascoltata. L'abate non ebbe più dubbi e il cammino verso il riconoscimento ufficiale delle apparizioni poté procedere speditamente fino alla lettera pastorale firmata nel 1862 dal vescovo di Tarbes, che per sempre consacrava Lourdes Santuarium Mariano Internazionale. La sera del 7 luglio del 1866 Bernadette si ritirò nella casa madre della Congregazione delle Suore della Carità di Nerve. «Sono venuta per nascondermi», aveva detto con umiltà. Vi rimase 13 anni, costretta a letto da asma e ammalata di tubercolosi e tumore osseo al ginocchio, Bernadette morì alle 3 del pomeriggio del mercoledì di Pasqua del 16 aprile del 1879, all'età di 35 anni. Venne beatificata nel 1925 e proclamata santa l'8 dicembre del 1933 da Papa Pio XI. La storia di Bernadette è famosissima, proprio legata alla storia delle apparizioni che ci sono state a Lourdes e di Maria Santissima, che sempre ci accompagna come una grande madre e premurosa, in questo caso in particolare dedicata alla cura, alla salute dei propri figli, sia corporale che spirituale.
La storia di Bernadette è molto molto conosciuta, ma poco conosciute sono le virtù di questa piccola contadinella che ha visto la sua vita trasformata in questa avventura magnifica delle apparizioni, ma anche terribile, perché le è costata molta molta fatica nel portare questa testimonianza, che trovava inizialmente, ma anche dopo, un particolare rifiuto. Di lei ricordiamo in particolare tre qualità che l'hanno resa speciale. La prima qualità è il candore che lei aveva da bambina, ma che ha saputo conservare per tutta la vita, la sua umiltà e la sua pazienza. Proprio questo candore, questa purezza che lei aveva, tanto da rendere il suo sorriso quasi testimonianza di verità delle sue parole. Non avrebbe mai potuto con il suo candore inventare qualcosa, e le persone più semplici e oneste lo capivano bene. La sua umiltà, perché nonostante abbia avuto questa esperienza spettacolare, lei poi ha voluto nascondersi, non ha voluto vantarsi di questa opportunità che aveva avuto. E poi anche la pazienza che ha dovuto avere per continuare a portare questa testimonianza in un ambiente di sostanziale rifiuto, che possiamo chiamare anche una piccola persecuzione. Invochiamo la sua intercessione affinché anche noi possiamo avere queste tre qualità nella nostra vita: il candore, l'innocenza, l'umiltà e la pazienza. Santa Bernadette, prega per noi.